che c'è allegria, che allegria. Dovevo tornare da dove? Ma questa trasmissione. No, oh, meno male. Dunque, dai. Lei deve sapere che esiste una cosa che si chiama sì, la Serenissima. Sì, c'è ed era la Repubblica di Venezia, ma la Serenissima di oggi è lei, la Serenissima. La Serenissima, sei tu, sei tu. No, anzi devo darle del lei. Non lo so, diamoci del voi, dell'esso, del loro, quello che ci pare. Va bene. Allora, Roma camminando, a proposito di buon umore, non c'è niente di meglio nella vita che farsi una bella passeggiata. E qui abbiamo una serie di consigli meravigliosi sulla città che Francesco Rutelli ha avuto l'onere, l'onore di governare, nonché poi, insomma, ministro dei beni culturali, eccetera, eccetera. Giusto? Vabbè. Vabbè, come io... E in effetti azzurro riporta a questa voglia di camminare, giusto? Sì, sì, sì. Azzurro, guarda, è una canzone, a parte Conte, Celentano, una canzone sensazionale perché parla dell'Italia popolare. Vero. E parla ecco. dell'amore per le piccole cose che ci appartengono, alle quali non vogliamo rinunciare. Anche l'idea di esplorare le nostre città, e Roma, che è la città di tutti, perché lo voglio dire a chi ci ascolta da ogni parte d'Italia, certo dei romani, ma Roma è la città del mondo e tutti dovrebbero sentirsi a casa qui, anche alzando lo sguardo magari dalle buche per strada e rendendoci conto di quali sorprese ci può regalare, appartiene a tutti, lo voglio dire a chi ci ascolta da fuori Roma, appartiene a tutti. Venite, è la venite, noi vi accogliamo, ne abbiamo viste di tutti i colori noi romani, quindi non va benissimo, arrivi chiunque, va tutto bene, ripartiamo da un grande, a proposito di cinema popolare, ripartiamo da una delle scene più iconiche della storia del cinema, Totò e Peppino che facevano, volevano vendere... Fontana. Di Trevi. Cosa fai? Lascia stare il denaro che non è più. E stiamoci un po' attenti con questi ragazzini. Avete ragione, sono una peste. Oh. Ma lo sa lei che io ci perdo almeno un paio di centinaia di migliaia di lire all'anno con questi ragazzini? Al sabato, quando faccio cioccolata fontana, mi mancano sempre 3-4 mila lire. Perché? Il denaro che butto dentro la fontana è il suo paese. Si capisce? Questa è la famosa fontana di Trevi. Appartiene alla mia famiglia da molte generazioni. Permette, cavaliere ufficiale Antonio Trevi. Complimenti, Decio Cavallo. Come? Decio Cavallo. Avevo capito Cacio Cavallo. Io un po' paesà, è un buon bisinista. Ottimo, ottimo. I soldi della fontana ce li buttano tutti. E poi ogni tanto l'affitto alle case cinematografiche, ci girano le pellicole qua. Ok, ma vado in cerca di un buon bisinista, sa. E perché non ti compri la fontana mia? E tu te la vendi? Eh sì, un giorno o l'altro mi devo ritirare, capisci? I dolori reumatici, vicino all'acqua, Allora la compro io. Dimmi un po', paesà, quanto costa la fontana? Ma tu pagheresti subito? Certo. Con 10 milioni della casa. Ok, paesà, complimenti. Non c'era Peppino che io nella mia memoria ricordavo sempre accanto a Totò, era Rino Taranto. E peraltro vorrei raccontarvi che il bisnonno di Rutelli, Mario Rutelli, è stato autore della Fontana delle Naia, del monumento dedicato ad Anita Garibaldi, mentre invece mi risulterebbe che la statua di Oceano che sta al centro della Fontana di Trevi è la statua più, è quella più alta, è opera di un antenato invece di tua moglie Barbara Valombelli. Sì, sì. In famiglia lei vince questo derby dell'antichità perché si chiama Pietro Bracci, era un importante scultore, lontanissimi antenati, mentre io porto il nome di questo che ha fatto appunto l'oceano al centro di questa fenomenale fontana, mentre mio bisnonno dalla Sicilia viene a Roma fine 800, quindi sono un romano appena di 120 anni, viene a Roma perché si è aggiudicato la fontana, la realizzazione della fontana in aia, di che nessuno voleva inaugurare perché quelle donne nude spaventavano il potere del tempo. Mentre fu voluta quella fontana proprio per dare ai nuovi visitatori l'idea di una città che si apriva al mondo e dava gioia perché, pensa che fu, io l'ho raccontato, la regina, che era stata regina fino a poco prima, Margherita, volle affacciarsi e guardare dentro gli assi di quella fontana perché non si inaugurava, c'era intorno una palizzata. Di notte andò, scese dalla carrozza, tornò dal guidatore della carrozza e disse in francese: qui ci sono delle grandi cupole.
riferendosi ai semi, riferendosi alla bellezza di queste donne nude. E poi invece gli studenti la inaugurarono abbattendo quella palizzata e portando in trionfo mio bisnonno, che stava in un albergo, diceva: ma quando la vogliono inaugurare? Già mai. Mentre la Fontana di Trevi, ricordiamolo, pochi mesi fa, durante il G20, Draghi accompagnò, come no, ha portato, i capi di Stato di tutto il mondo. Un tappeto, eccolo qua, le vediamo le immagini, si sì, attirare la vedi, fontana. Tra l'altro la Merkel, che era l'ultimo suo vertice, a un certo punto va là e si dà una sciacquatina alle mani. Pure? Sì, non so se per motivi, so se ce l'avete l'immagine, non so se per motivi propiziatori. E poi è chiaro che qui tu c'hai la storia, l'ironia dei romani. Ma ci sono anche i sotterranei, no? Dentro, sì, sotto, tu puoi andare, tu puoi seguire l'acqua vergine. Beh. Ecco, guarda la Merkel che si lava le mani. Ecco, se le sciacqua, non so. Tutti, e convince, poi mi sono andate dietro, poi sì, pure il giapponese e fa, mi e fa dei proseliti. Questo porterà all'Italia, a Roma, qualche altro, spero, milione di turisti ordinatamente. Ma noi siamo autoironici. Lì vedete Johnson, primo ministro inglese, che invece è venuto a Roma, ha cercato di dire i sette colli quando è andato al Quirinale da Mattarella e li ha sbagliati a un certo punto in inglese, a un certo punto ha fatto Lateran il Laterano, che non è proprio i sette colli, se l'era scordati un paio, normale, ma vabbè, tutto ma aiuta in questa narrazione entusiasmante, scusami, inclusa l'autoironia, perché la canzone di Fontana di Trevi, Arrivederci Roma, e poi c'è la celeberria, certo. Three coin in a fountain, tre monete nella fontana, certo. Arrivederci Roma finisce, non ce la ricordiamo mai, l'inglesina getta la moneta, certo. È sicura che tornerà, si innamorerà e troverà l'amore della sua vita, però appena lei se ne va, dice Rachel, un ragazzinetto entra la fontana, sì. E ruba la monetina e quindi noi siamo anche un po' indisciplinati talvolta, ma autoironici. Verissimo, Verdone verissimo. Sordi, troppo forte, Cinecittà. No, vabbè. Oh! Mi butto dentro, premetto che l'acqua era marrone, faceva schifo. Come entro dentro vado giù a picco, immediatamente entro un gelatinoso, mi sento che mi via il ginocchio e me lo porta giù. Poteva essere tutto. A un certo punto mi sento una scarica di morsi. Un'anaconda che diventa una contraerea. Ma poteva essere un'anaconda, un baracuda, un serpente d'acqua, che ne so, poteva essere qualsiasi cosa. Se un legale, un avvocato, che perora, che cura i tuoi interessi, ce l'hai? Ma io non ci ho mai avuto nessuno, questa è sempre stata la fregatura mia, purtroppo. Capirai, la fregatura è la fine dell'uomo senza avvocato, ma non senti come parli? Ma perché, scusi, lei è avvocato? Leggi il biglietto, tieni, Conte Gian Giacomo Pignacorelli in Selci. Avvocato. Permette, Pettinari Oscar, piacere. Due grandi emblemi di romanità, peraltro quando eri sindaco l'hai fatto sindaco per un giorno, forse abbiamo le immagini a tappeto, no Alberto? Fu felice oppure... Alberto fu entusiasta e non so le immagini che avete cosa dicono, ecco qua presiede la giunta comunale e a un certo punto della giornata mi ha detto: Francesco, non ne posso più, mandami a casa. Dopo gli abbiamo fatto fare un'inaugurazione di un cantiere, il restauro. Gli abbiamo fatto, eccolo qua, il restauro della Torre delle Milizie. Perché? Perché la Torre delle Milizie domina la torre del Marchese del Grillo. E quindi lui quello si prendeva... Io so io e voi non siete un... E lui si è, lui si è preso qui una rivincita sul Marchese del Grillo e la sua epoca. Poi l'abbiamo portato però in zone popolari, abbiamo portato a Villa Gordiani e lui, la cosa carina che racconto anche nel mio libro... Gli itinerari sono meravigliosi. Ecco, la Torre delle Milizie che sta sotto il Quirinale, per capirci. Pensa che era alta più del doppio. E poi in un terremoto del 1300 è stata dimezzata. Perché parlo di Roma a piedi? Perché queste cose, i suoi strati, i suoi segreti, non sono pietre, sono cose da raccontare e da vivere con gli altri, anche, scusami, ritrovando la gioia di camminare, che dopo questi due anni tremendi in cui abbiamo sofferto la pandemia, l'angoscia della guerra, desideriamo essere felici, insomma sordi e poter tornare a respirare.
sordi, l'abbiamo portato a Villa Gordiani, che è una importante, antica residenza che sta tra la Prenestina, grosso modo, e lì fece un discorso in cui tutti dicevano vieni a fare il sindaco, cioè, certo, lui gli faceva questo segno, non ci penso per niente, io sono un attore, adesso ci avete un sindaco, prendetevela con lui. Peraltro, a proposito di passeggiate, ci sarà una passeggiata molto importante che Rutari dovrà fare nella sua vita, portando al braccio sua figlia Monica. Ah, chi ha fatto la spia? Sappiamo. E perché Monica si sposa. Oh. E quindi, diciamo, Francesco per la prima volta, cioè la famiglia Rutelli è così composta, ci sono tre figli adottivi, figli e un figlio naturale, così si può dire. Comunque sono quattro figli. E Monica si sposa e quindi vivrà questa emozione per la prima volta. Pronto? Siamo emozionati di tanto, tantissimo. E Monica le manda un saluto. Ciao papino, sai che non sono solita fare questi messaggi, però ci tenevo a farlo a te perché te lo meriti. Sono super felice di averti incontrato tanti anni fa e sono contenta che ci hai voluto nella tua vita. Sono contenta anche del fatto che tu sia venuto alla mia promessa di matrimonio e non vedo l'ora che mi accompagnerai all'altare. Ti voglio bene. Sarà difficile vederti da dietro sulla strada che imboccherai. Piango, ragazzi. Ma ve lo ricordate la prima volta? Piango veramente? Sì. Ma che carino. Si vede. Vabbè. Ma la prima volta che hai visto Serena e Monica, te la ricordi? Ah sì, sì. Queste ragazze hanno avuto un'infanzia molto complicata e penso che debbano avere un avvenire radioso con le loro forze. Ce l'avranno sicuramente. La promessa di matrimonio l'abbiamo evocata, quel giorno Francesco Rutari non è potuto stare a Giarre, ne parlammo una prima volta. Sì. Dove ci fu un terribile omicidio a scopo, un terribile omicidio probabilmente omofobico. Fammi dire, queste ragazze lavorano, fanno un lavoro umile, quotidiano, e io voglio ringraziarle anche pubblicamente per la loro dedizione e il senso di responsabilità che hanno. Guadagnano quello che si guadagna oggi, non tanto, ma fanno un lavoro che a loro piace, Monica, Serena, e la loro dedizione a questa costanza nel lavoro è la cosa per noi più importante. Vuol dire che l'avete educata bene, forse, no? Non è detto, hanno loro una forza interiore. Sono cambiate in questi anni, sì, come l'avete, come si sono... Sì, sì, sono donne, c'hanno quasi l'età tua. No, io sono molto più vecchia. Senti, ma l'abito da sposa l'hai visto? Ce l'ha fatto vedere, sai, io non faccio molto testo nelle cerimonie, perché... Io mi sono sposato ben due volte, la durata totale con Barbara, la durata totale di entrambe le cerimonie è stata forse 25 minuti e poi siamo andati al bar a prendere il cappuccino. Questo matrimonio sarà un matrimonio in chiesa. Naturalmente, con una festa dopo, con tutti gli invitati. Quindi è la prima cerimonia vera, diciamo la verità. Solenne. La prima cerimonia vera, anche Giorgio, il primo, primo certo, figlio giusto. Ha fatto un matrimonio sulla spiaggia. La vita cambia. Favoloso. Grazie davvero a Francesco Rutelli. Roma Camminando, un preziosissimo volume di scoperta, di 18, l'amore per una grande 18 itinerari città. A piedi per scoprire quello che vediamo, ma raramente sappiamo cogliere, le sorprese, i regali che ci fa la città più bella del mondo. Grazie davvero Francesco Rutelli.